Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale, sono Ben. L'aggiornamento V28 per Oculus Quest 2 sta per arrivare, quindi vediamo quali sono le novità introdotte con questo update. Like, iscrizione e campanella per rimanere sempre aggiornati, seguitemi sulla pagina e gruppo Facebook Advanced VR Fair e utilizzate il link in descrizione per comprare i vostri giochi preferiti su Instant Gaming e utilizzando quel link darete una piccola mano al canale, grazie mille. Per molti utenti è già cominciata la prima fase dell'aggiornamento V28, per altri invece il visore è ancora alla versione V27. Le varie funzioni previste con il V28 non verranno rilasciate tutte in una volta ma gradualmente, ma intanto vediamo cosa porterà di nuovo sul Quest 2 l'aggiornamento V28. Una tra le funzioni che sicuramente fanno più gola è Air Link, ossia la soluzione ufficiale di Oculus che permette di giocare i giochi PC VR senza l'utilizzo di cavo e senza l'utilizzo di virtual desktop. Grazie a questa funzione infatti non sarà più necessario collegare il visore al PC tramite cavo per poter utilizzare per esempio le esclusive Rift o i giochi di Steam, e quindi, come suggerisce il nome, Air Link va a sostituire il cavetto Link. Praticamente avrai tutte le stesse funzioni che hai con il cavetto Link ma via wireless e senza l'utilizzo di virtual desk. Non appena Air Link sarà disponibile sul mio visore comincerò a fare tutti i test del caso e ovviamente farò anche un video per vedere se finalmente il Quest 2 può effettivamente sostituire a tutti gli effetti un vero visore PC VR o se rimane ancora una soluzione ibrida valida come PC VR ma che funziona meglio comunque come standalone. L'aggiornamento V28 per Quest 2 porta anche una serie di funzioni per Infinite Office, come per esempio la scrivania VR e la possibilità di fare il pairing con una tastiera che al momento è soltanto la Logitech K380. Sarà possibile vedere una riproduzione 3D di questa tastiera all'interno del Quest e chiaramente sarà possibile utilizzarla anche con le due mani grazie alla funzione dell'hand tracking. E infine, finalmente ci siamo arrivati, tra le funzioni aggiunte con l'aggiornamento V28 ci sarà anche lo sblocco del refresh rate a 120 Hz, che consentirà di spingere giochi e applicazioni a un massimo di 120 frame per secondo. Questa funzione per adesso lascia un po' il tempo che trova, perché non ci sono giochi o applicazioni che possono raggiungere i 120 frame, quindi che non sono compatibili con i 120 Hz, e in ogni caso se dovessero esserci in futuro non aspettarti giochi o applicazioni di chissà quale calibro, quindi che vanno a impattare eccessivamente sul chipset interno. Questi 120 Hz saranno sicuramente fruibili all'interno della home e nei vari menu e in alcuni giochi a basso impatto come per esempio Beat Saber e similari. All'arrivo dell'update la funzione verrà inserita tra il menu delle funzioni sperimentali e sarà possibile attivarla o disattivarla mediante uno switch. Dopodiché, superata la fase di test, diventerà effettiva, un po' come è già stato per i 90 Hz. Bene, fammi sapere tra i commenti se sei tra quelli che hanno già ricevuto l'update. Like, iscrizione e campanella, come sempre, da Ben è tutto. Ci vediamo alla prossima e ci vediamo in VR. Ciao ragazzi!